Il mio intervento è incentrato proprio su questi due termini, su questi due aspetti, contenuti e strategie. Ti chiedo di parlare un po' più vicino al microfono e un po' più forte. Grazie. Perché se non mettiamo insieme questi due contenuti, questi due termini, contenuti e strategie, rischiamo di avere risultati che non raggiungono i risultati sperati, le performance sperate. Quindi proverò a delineare gli strumenti di scrittura presenti in SEOzoom, a presentarvi gli strumenti di scrittura presenti in SEOzoom e offrire dei consigli per scrivere un articolo SEO che possa accontentare spider e lettori, perché non bisogna mai dimenticare che il lavoro sul web comunque ha come punto di riferimento finale l'utente, non solo i motori di ricerca, e quindi superare quella visione della SEO come scrittura solo ed esclusivamente per motori di ricerca, quindi per macchine sostanzialmente. Occhio ai contenuti. Come dicevamo, a prescindere dalla tipologia di sito web, quindi in qualsiasi categoria si va a competere, i contenuti restano uno degli aspetti fondamentali per cercare di ottenere il risultato sperato e quindi un buon posizionamento sul motore di ricerca. E Google stesso non manca di ricordarci quanto siano importanti e fondamentali i contenuti. Diciamo che l'aspetto fondamentale, come accennavo prima, è provare a rispondere agli utenti, cercare di intercettare quelle che sono le loro esigenze specifiche e provare a farlo nel modo più gradito dal motore di ricerca, che ci dà indicazioni sul come raggiungere questo obiettivo. In particolare, grazie anche a SEOzoom, abbiamo a disposizione strumenti e consigli che ci aiutano a scrivere un articolo SEO-oriented, che significa semplicemente che abbiamo una guida, una struttura, una bussola per indirizzare il nostro lavoro, renderlo più performante, ottimizzare il lavoro e il tempo che dedichiamo al lavoro e soprattutto riuscire a trasmettere quello che vogliamo dire veramente con il nostro contenuto. Il punto di partenza per ogni tipo di scrittura, che sia un articolo, una news, un articolo di approfondimento o anche una categoria di un e-commerce, è che sostanzialmente bisogna metterci passione, quindi se restiamo limitati nel nostro settore, se non impariamo a fare pratica, leggiamo di più e scriviamo di più, non possiamo migliorare, ma restiamo confinati nel nostro campo e rischiamo di non riuscire a essere performanti effettivamente. Il piano editoriale, come dicevamo, la strategia è fondamentale. Non si può pensare di pubblicare contenuti a iosa senza inserirli in un quadro organizzato, anche perché i rischi, li abbiamo presentati prima con il crawl budget, con lo sperpero delle risorse e il tempo impiegato da Google sul nostro sito o con la cannibalizzazione dei contenuti. Quindi è fondamentale per ogni tipologia di sito, anche in questo caso a prescindere dalla tipologia del sito, creare un piano editoriale che rappresenta per l'appunto la strategia, la definizione della strategia di un articolo, l'ossatura del sito entro il cui si inseriscono i vari articoli, pianificando non solo gli obiettivi che andiamo a raggiungere, ma anche il target, l'audience che vogliamo intercettare. E da questo deriva anche la tipologia di articolo che andiamo a creare, perché anche i tipi di articolo sono differenti, non solo quelli testuali classici, quindi articoli di informativi o descrittivi, ma anche video, multimedia, risorse di tipo differente, infografiche, immagini, tutto può concorrere all'obiettivo del posizionamento. In particolare, diciamo che una definizione semplice del piano editoriale è che è lo strumento che ci indica cosa, quando e come pubblicare contenuti online. E in particolare sull'aspetto del quando ci aiuta il calendario editoriale, che non è altro che la pianificazione su base tempo di tutti i contenuti, secondo un ordine che anche in questo caso deve essere strategico. Questa parola ritornerà costantemente nel mio intervento. Come dicevamo prima, le tipologie di contenuti sono varie. L'importante è immaginare per ogni tipo di contenuto che andiamo a realizzare qual è il valore aggiunto che vogliamo offrire all'utente. Siamo in un'epoca in cui navighiamo da mobile, abbiamo sempre meno tempo a disposizione per leggere, non vogliamo dedicare troppo tempo alla navigazione online, vogliamo risposte sostanzialmente immediate. Quindi anche in questo bisogna capire in che modo riuscire a raggiungere l'utente e rispondere alla sua esigenza, al suo bisogno, che possa essere informazionale, transazionale o semplicemente navigazionale, nel modo migliore. In questo senso aiuta anche la diversificazione delle pubblicazioni, sia di tipo quantitativo, cioè alternare sul sito articoli evergreen, quindi di classici che possano essere sempre letti, articoli stagionali, ne parlava anche Ivano quando parlava della, diciamo,
insomma, di non fossilizzarsi a vedere le statistiche soltanto su base annuale, ma di vedere e intercettare nel momento giusto la chiave di ricerca come era per Panettone, e poi alternare magari dei pillar, degli articoli informativi ricchi di parole, di contenuti e di informazioni, e anche semplicemente delle notizie più rapide legate magari a dei trend che possano essere anche condivisi via social e quindi raggiungere un altro tipo di pubblico e di platea. È chiaro che se non si parte da una conoscenza approfondita di se stessi, è impossibile poi arrivare a conoscere e intercettare il pubblico. Conoscere se stessi significa anche conoscere i propri competitor, e anche in questo caso SEOzoom ha gli strumenti adatti per riuscire a conoscere i competitor, analizzarli, studiarli e in qualche modo spiarli. Appunto, il piano editoriale di SEOzoom. Da qualche tempo nella suite, nelle funzioni avanzate della suite, è integrato il piano editoriale, che è un percorso, è uno strumento utile per colmare il gap che spesso esiste fra editori e copy. In molti avete alzato la mano in entrambe le occasioni, quindi siete sia editori che copy, qualcuno magari è soltanto copywriter, qualcuno è soltanto editore. Potete confermare che spesso è difficile entrare in comunicazione, non parlo soltanto dal punto di vista diciamo verbale o comunque di comunicazioni informative, ma anche per un copy spesso è difficile riuscire a capire ciò che vuole l'editore, e per l'editore è difficile riuscire a far capire al copy in che modo deve raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo perché? Perché sostanzialmente ci sono competenze differenti ed è giusto che permangano in certi sensi queste competenze differenti. Quello che facciamo con il piano editoriale di SEOzoom è colmare questo divario, perché abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per realizzare dei piani editoriali efficaci e strategici, e per editori c'è la possibilità di prendere dei copy, di inserire dei copy nel progetto e dare loro tutti gli strumenti per scrivere degli articoli già ottimizzati o comunque orientati alla SEO. Questa è una schermata della dashboard editore, è insomma abbastanza chiara e comprensibile, e come si vede riassume in breve tutto quello che riguarda gli articoli, dal titolo alla data di assegnazione, alla data di consegna prefissata dal copy, al nome del copy a cui è stato assegnato, allo status dell'articolo. Insomma, è inutile che vi descriva tutte le funzioni perché sono facilmente comprensibili. Quello che è importante è che cliccando sul singolo articolo si apre una schermata, appunto, in cui possiamo andare da editori a indicare il copy, quali sono gli obiettivi di traffico e di keyword in particolare che vogliamo raggiungere con questo articolo. In che modo? Beh, ovviamente facendo delle keyword research approfondite, insomma ne abbiamo parlato stamattina con Elisa, e inserendo le keyword in questo pannello. In tempo reale SEOzoom è in grado di dire se poi il contenuto rispetterà o meno gli obiettivi prefissati, e ottenendo anche delle anteprime dei risultati su Google per quanto riguarda titoli e meta description. In questo senso la funzione ideale è questa del pallino che vedete accanto, non so se riesco a puntarlo da qui, ecco, dovrebbe essere quello. In quel caso, cliccando su questo tab, abbiamo accesso alla SERP e ai titoli, alle meta description delle competitor che si sono meglio posizionati su Google, quindi che hanno usato delle strategie che sono andate bene per Google, da cui poter trarre ispirazione nel modo migliore, e ovviamente senza mai copiare, perché questa non è mai una buona pratica. In pratica, quindi, con il piano editoriale, l'editore ha il controllo totale sui contenuti, quindi ha una pianificazione sia su base qualitativa, quantitativa che temporale, e in questo modo può potenziare tutti i contenuti editoriali del sito, sia quelli creati che quelli da creare soprattutto. Creare un calendario editoriale efficace, alternando, come detto, tipologie di articoli e tipologie di contenuti. Scrivere articoli ottimizzati per i motori di ricerca, quindi essere in prima persona il copywriter, diciamo così, secondo la keyword research che ha già realizzato, oppure commissionare gli articoli a copywriter interni o esterni alla redazione grazie ai vari piani che poi sono presenti nella suite. L'aspetto fondamentale che è interessante è che SEOzoom consente di monitorare sia il rendimento degli articoli in tempo reale con le metriche classiche della suite, senza dover accedere direttamente alla suite ma all'interno stesso del piano editoriale, ma anche di monitorare i risultati dei copywriter, cioè scoprire eventualmente qual è il copywriter che genera più traffico, che è un'informazione che può tornare utile ai fini del risultato finale del sito, ovviamente.
Cambiando insomma aspetto e diventando copywriter, quindi mettendoci nei panni di Watson, abbiamo a disposizione una dashboard simile ma non identica, ovviamente, perché diciamo che il copywriter che fa accesso alla suite ha una dashboard differente, leggermente differente, che allo stesso tempo si rivela comunque uno strumento completo per gestire tutti i compiti che ha ricevuto, tutti gli articoli che ha ricevuto, con tanto di possibilità di comunicazione con l'editore attraverso messaggi diretti. In questo caso il vantaggio è ovviamente che ci sono delle linee guida per ottimizzare lato SEO il testo. Sono i tipici consigli basati sulle best practice di Google, a cui però SEOzoom aggiunge l'esperienza maturata sul campo in questi anni, sia con la piattaforma sia con la nostra web agency, che insomma lavora da 10 anni, come già ci ha ricordato anche Ivano. E quindi si tratta di punteggi numerici o consigli testuali che consentono di orientare chi scrive grazie alle indicazioni su tutti i parametri che compongono il testo. Qui abbiamo, ecco, qualche esempio prima della dashboard, che appunto come quella precedente riporta il totale di tutti gli articoli con indicazioni chiare rispetto a quelli che abbiamo accettato o consegnato o che dobbiamo ancora realizzare, per i quali siamo ancora in tempo o che, per i quali abbiamo superato il tempo massimo, come si vede nell'esempio. Ricorda qual è la lunghezza richiesta, insomma tutti i parametri che possono fare la differenza rispetto alla creazione di un contenuto. Ancora, anche in questo caso, cliccando sul singolo articolo entriamo nella creazione, e questi sono alcuni esempi dei consigli di cui dicevo. Quindi punteggi lato SEO con il punteggio complessivo sul titolo inserito, sulla meta description utilizzata, e punteggi invece più specifici rispetto al tipo di articolo e al contenuto. Quindi non soltanto quei parametri, diciamo, generici, generali, un titolo di 65 caratteri, una meta description di 165 caratteri e cose del genere, ma anche indicazioni come aver raggiunto un livello di testo accettabile, 634 parole, qui nell'esempio portato, non aver utilizzato la parola chiave principale nel primo paragrafo, e quindi c'è un segno di alert rosso. Insomma, in qualche modo tutto quello che può servire per scrivere in maniera SEO. Questi non sono gli unici strumenti a disposizione, gli unici strumenti di scrittura a disposizione nella suite, perché ne abbiamo visto qualche esempio prima, siamo una cassetta piena di attrezzi, per così dire. Qui ho scelto soltanto 3 esempi rapidi e spero che si possano vedere. Alla mia destra c'è il plugin per WordPress e per gli altri editor CMS. In pratica, così come nel piano editoriale, in questo caso SEOzoom lavora da assistente editoriale, quindi consente di monitorare in tempo reale l'articolo durante la fase di stesura, quindi se si sta intercettando le best practice SEO già in tempo reale, ma soprattutto di monitorare il rendimento degli articoli sui motori di ricerca, quindi su Google, dopo la pubblicazione. E quindi offre anche indicazioni sulle keyword che si sono posizionate, sul loro andamento, sul traffico che stanno generando e via così. Nell'altra parte invece in alto abbiamo l'Interest Finder, che è una sezione che può risultare molto utile soprattutto per chi lavora con le affiliazioni Amazon, perché offre delle panoramiche grafiche con questi grafici a cella su quelle che sono le macro aree di interesse degli utenti, alternando poi questo carousel di prodotti navigabili che vedete in alto, che sono quelli suggeriti da inserire negli articoli di rimando alle affiliazioni Amazon. Quindi in pratica vi crea la strategia e vi consente di ottimizzarla al meglio. Nella parte bassa invece c'è l'analisi dell'intent gap della pagina di cui ha parlato prima Giuseppe, che riesce a comprendere qual è il focus, il fuoco che è mancato nell'articolo per ottenere il rendimento migliore dei siti che si sono posizionati in top 10 su Google. Allora, a questo punto abbiamo detto, abbiamo gli strumenti, ne abbiamo vari. Abbiamo le indicazioni e una bussola per andare avanti e per realizzare il lavoro. Cosa manca? Manca l'aspetto umano, quindi manca la scrittura vera e propria. Quindi a tutti gli strumenti non bisogna altro che aggiungere il contenuto. E se SEOzoom può aiutare a limitare gli errori, così come la teoria, insomma, può aiutare a limitare gli errori,
e in particolare noi offriamo una struttura standard per i contenuti da riempire sostanzialmente, quella che resta la variabile è appunto l'uomo, il copy, che il singolo copy, che deve dimostrare di avere quella passione a cui facevo riferimento prima, capacità di scrivere, ma anche di ricercare fonti, di farsi leggere. Insomma, deve essere in grado di scrivere un articolo che abbia un senso, nel senso, scusate il gioco di parole, che abbia un valore aggiunto per l'utente, perché, come dicevamo, è il nostro riferimento finale. Infatti il fattore umano è un aspetto che viene sempre più valutato anche da Google, non soltanto nella ricerca e nella richiesta di scrivere per i lettori, di offrire dei contenuti validi per i lettori, ma anche nel tentativo che sta portando avanti il motore di ricerca, il suo algoritmo, di intercettare quello che è il search intent delle persone, quindi di riuscire a capire sempre in maniera più precisa cosa cercano effettivamente gli utenti online e cosa vogliono quando declamano all'assistente vocale o scrivono determinate query. E infatti anche Google si sta evolvendo, come scrivo qui, per identificare dei contenuti di alta qualità. Qualità è un altro termine fondamentale per Google, viene ribadito spesso e dopo vedremo in che modo riuscire a intercettare questa ricerca della qualità, per essere pertinenti alle intenzioni di ricerca degli utenti. Perché? Perché posizionare un contenuto sul motore di ricerca su Google passa anche da questa capacità di capire che cosa cercano le persone, il modo in cui cercano, inteso anche dal punto di vista linguistico, perché a seconda della capacità di capire il linguaggio delle persone passa anche la capacità di avere successo e di fare risultati. Quindi il fattore umano, almeno nella mia visione parziale, nella visione che portiamo poi avanti anche in azienda, può fare la differenza per il successo di un contenuto e di un sito rispetto a un altro. Ecco qui, dicevamo in apertura che Google invita a fare attenzione ai contenuti e che sta facendo sempre più attenzione ai contenuti di qualità. Anche in occasione dell'ultimo update dell'algoritmo del motore di ricerca, che è stato lo scorso 3 giugno, se non vado errato, Denny Sullivan, che è una delle voci pubbliche di Google, la persona che scrive su Twitter per Google, ha ufficialmente detto, ancora una volta, che l'unico modo per rispondere a questi cambiamenti complessivi dell'algoritmo e per continuare a posizionarsi su Google nonostante questi aggiornamenti continui è quello di focalizzarsi sullo scrivere contenuti di qualità, sull'Leave Great Content. Ancora più di recente, Martin Split, un altro Googler che però si occupa più di aspetti tecnici perché è uno sviluppatore, ha comunque parlato di quali sono, secondo la sua visione e quindi secondo Google, i 3 principali fattori SEO. Al primo posto, quindi al primo posto assoluto anche da sviluppatore, lui ha citato i contenuti che, come vedete nella fotina, devono essere buoni per gli utenti e se il sito potrà andare bene potrà ottenere risultati. Più nello specifico, Split ha detto che per lui la qualità significa offrire un purpose, uno scopo, un fine utile per l'utente. Ogni articolo che non abbia questo purpose, che quindi sia scritto soltanto per scrittura, che non sia inserito anche in una strategia o che abbia come fine ultimo soltanto quello di posizionarsi, rischia di non ottenere questo risultato e anzi di avere l'effetto opposto. Nella sua visione, il contenuto ideale è quello che in ogni momento dice al motore di ricerca e anche all'utente dove sei, cosa fai, come mi aiuti con quello che sto cercando di raggiungere. E come dicevamo prima, è un contenuto che riesce a capire quello che cercano e di cui hanno bisogno gli utenti e parla la loro stessa lingua. Adesso entriamo un po' più negli aspetti pratici perché porto 3 esempi di contenuti creati sul nostro blog interno aziendale di SEO Zoom per cercare di affrontare 3 problemi che spesso i copywriter si trovano di fronte, ma anche gli editori a volte. Il primo è lo spunto iniziale. Si dice spesso che il problema più grande per uno scrittore sia quello della pagina bianca. Superare lo scoglio della pagina bianca è spesso difficile. In questo caso era stata fornita una keyword che era strumenti per webmaster, ma un'analisi in SERP aveva fatto notare che tutti i risultati principali, che tra parentesi sono per la maggior parte di Google, fanno riferimento proprio a Google Webmaster Tools, quindi non c'era possibilità di posizionarsi diversamente se non parlando di questo strumento. Il problema è che era uno strumento che non esiste più. In questo caso una ricerca fonti
e anche un pizzico di fortuna, ci ha fatto scoprire che era passato esattamente un anno dal progressivo abbandono di Google Webmaster Tools e l'inserimento nella nuova Google Search Console, quindi abbiamo scritto un articolo in cui si parla del nuovo strumento ma si fa riferimento anche a quello precedente. E i risultati, con link interni anche agli altri articoli che avevamo già prodotto su questo tool, e i risultati sembrano aver premiato il nostro lavoro, perché senza nessun tipo di attività off page siamo riusciti ad ottenere buoni posizionamenti organici con molte keyword, tra l'altro raggiungendo anche posizioni alte per le keyword obiettivo, in cui, come dicevamo, la SERP è comunque dominata da Google, che non è facile da scalzare, come potete immaginare. Ancora più nello specifico sulla ricerca delle fonti, in questo caso si parte da una ricerca, da una notizia rilanciata dal blog ufficiale di Google nel marzo scorso. Cosa succede? Google ha lanciato il Mobile First Index, come spesso succede è Google stesso che ne dà notizia attraverso i suoi canali ufficiali. Seguendo questi canali ufficiali abbiamo letto questa notizia e abbiamo provato a realizzare un articolo. Cosa si fa in questi casi? Il tentativo più semplice e immediato è quello di fare una semplice traduzione dall'inglese, che però rischia di non offrire nessun valore aggiunto all'utente, come dicevamo prima. E allora, personalmente, questo articolo l'ho scritto personalmente, ho approfondito l'argomento cercando di parlare anche di quelli che sono i dati sulla navigazione mobile in Italia e nel mondo, e quindi cercare di capire perché Google sta spingendo sempre di più su mobile. È facile capirlo, visto che usiamo tutti quanti il cellulare per navigare, lo smartphone per navigare, e anche un approfondimento finale sulle possibili conseguenze per i siti di questo Mobile First Index, di questo indice che è solo mobile. C'è un altro errore che spesso, verso cui spesso rischiamo di incappare. Prima però parliamo appunto dei risultati del lavoro, scusatemi. Anche in questo caso, senza nessun tipo di attività off page, il sito si è l'articolo si è posizionato per buone keyword, intercettando quelle prefissate, e in qualche modo ci fa capire che abbiamo intercettato quello che era il search intent di Google, anche se non siamo produttori di notizie, ma siamo stati semplicemente diffusori di notizie in questo caso. Dicevo, c'è un altro errore in cui spesso rischiamo di cadere, ovvero pensare che pubblicare il lavoro termini la nostra fatica e quindi lasciare che l'articolo resti lì fermo, bloccato, fisso, immobile, vita naturale durante. In realtà, sia dal punto di vista del copywriting che dal punto di vista del copywriter, è sempre necessario continuare ad aggiornarsi e informarsi, perché ci possono essere innanzitutto dei nuovi aggiornamenti rispetto a contenuti pubblicati che può essere utile approfondire o con nuovi contenuti o con aggiornamenti interni all'articolo precedente. E seconda cosa, bisogna anche monitorare il rendimento dei contenuti. Abbiamo visto gli strumenti di SEO Zoom per l'ottimizzazione, spesso capita di posizionarsi per parole chiave che non sono state pensate nella fase di pianificazione, perché Google intercetta comunque un tipo di ricerca di quel tipo, e con semplici lavori di ottimizzazione on page è possibile ottenere ottimi risultati e magari scalare SERP che non avevamo preso in considerazione inizialmente. L'esempio che qui portiamo è recente, del 30 maggio scorso, perché proprio sul Google Mobile First Index c'è stato un nuovo annuncio, cioè dal 1 luglio tutti i siti nuovi per Google, quindi che siano stati creati da poco o che non erano mai stati indicizzati, saranno indicizzati secondo l'indice mobile. Cosa si fa in questi casi? Vista la notizia, vista la portata della notizia, conviene scrivere un nuovo articolo citando la fonte sempre con link e con menzione diretta, ma soprattutto fare un link al nostro articolo precedente, che serve anche per creare una JUS e per in qualche modo riuscire a creare la giusta canonicalizzazione per gli articoli. Qualità. Se il successo di un articolo e di un contenuto è abbastanza oggettivo come dato, perché basta vedere il monitoraggio delle keyword posizionate e del traffico organico ricevuto, quindi è stabilito dal motore di ricerca che utilizza i suoi criteri, i famosi 200 fattori di ranking di Google, che forse sono di più, forse sono di meno, hanno pesi differenti e variabili infinite. Il giudizio sulla qualità è molto più relativo e molto più ostico da affrontare, perché prende in carico in considerazione delle variabili che in qualche modo sembrano quasi umane, pur facendo riferimento a un motore di ricerca però perché è così relativo? Perché Google cerca di mettersi nei panni delle persone e quindi cerca di interpretare la qualità in base a quello che si aspetta che si possano aspettare le persone.
Sulla base di questo, e cercando di fare insomma un lavoro ironico, perché la passione si declina anche in queste cose, almeno nella mia personale visione, ho giocato a inventare dei 10 comandamenti del SEO copywriting, un po' con le memorie del catechismo, un po' con il lavoro portato avanti in azienda quotidianamente, per provare a offrire uno spunto, spero memorabile, su come ricercare la qualità di un testo. Si tratta di 10 consigli molto molto banali, dico la verità, che possono essere applicati alla creazione di ogni contenuto online e che si basano su un approccio alla scrittura che si sintetizza un po' come 10 comandamenti nel Nuovo Testamento in un comandamento unico, cioè ama Google e ama il tuo lettore, perché queste possono essere considerate le basi e i cardini del SEO copywriting. Il primo comandamento non può essere che questo: non avrai altro Dio all'infuori di Google. Dicevamo, Google è il punto di riferimento finale del nostro lavoro online, cioè noi cerchiamo di posizionarci su Google perché è da lì che arriva la stragrande maggioranza del traffico che abbiamo sulle pagine. A prescindere dagli altri canali, Google resta comunque fondamentale. Però, dicevamo, non bisogna neanche trascurare l'aspetto umano, quindi bisogna trovare il giusto compromesso fra questi due aspetti. E un copy abile e capace è quello che scrive in un linguaggio naturale, che riesce non solo ad assecondare i criteri fissi del motore di ricerca, ma anche le esigenze dei lettori. Quindi, l'avevo premesso, il SEO copywriting non è solo capacità di scrivere testi ottimizzati per i motori di ricerca che siano magari grammaticalmente, tecnicamente perfetti, ma quello di non sottrarre tempo alla navigazione del lettore, offrire dei contenuti che abbiano dei fini utili per lui, cercare di dare informazioni nuove e possibilmente attrarre, interessare, incuriosire, far appassionare il lettore a quello che stiamo scrivendo e magari riuscire anche ad aumentare la permanenza del lettore sul nostro sito, perché è chiaro, se pensiamo a ogni articolo, a ogni contenuto come a un'entità assoluta, divisa e a sé stante, non andiamo da nessuna parte. Per sua natura la rete è fatta da link, si chiama web proprio perché è una ragnatela intessuta. A maggior ragione nel nostro sito dobbiamo cercare di tessere una trama che possa intrattenere il lettore in maniera piacevole. Non nominare le keyword invano. Se ne parlava prima quando abbiamo fatto riferimento a keyword density o al keyword stuffing, insomma tecniche vecchie di SEO cercavano di invitare a forzare la mano, a inserire keyword a forza o a fare articoli che servissero soltanto a spiegare la keyword, e ancora oggi, diciamo la verità, se ne trovano tanti in giro di questo tipo. L'articolo in realtà deve essere leggibile, possono bastare 300 parole per intercettare la prima posizione su Google o la prima pagina. L'importante è essere chiari, avere una scrittura fluida e comprensibile. Perché? Perché, come dicevamo, bisogna ricompensare il tempo speso sulla pagina dall'utente, altrimenti l'utente torna indietro o non tornerà più sul nostro sito. Quindi, anche per inserire le parole chiave, che è un'attività comunque utile, è uno strumento comunque utile, possiamo evitare di metterle nel testo dal punto di vista del contenuto, ma cercare magari di giocare un po' meglio sull'ottimizzazione degli heading, degli H2, degli H3 o delle meta description. Ricordati di santificare il contenuto, è quello che abbiamo detto fin qui. Dei piccoli consigli per fare lavoro sul contenuto sono anche dal punto di vista di pianificazione, quindi avere una scaletta dei contenuti da trattare nell'articolo, oppure pensare a una struttura che possa aiutare il lettore a leggere in maniera chiara e comprensibile, quindi inserire magari un indice dei contenuti trattati nell'articolo. Tutto questo contribuisce a raggiungere l'obiettivo della qualità. E parlando di mobile, di velocità, anche la brevità è fondamentale. Avere un testo unico, un blocco di parole lunghissimo, infinito, spaventa e soprattutto fa tornare indietro il lettore, soprattutto da smartphone e da display piccoli. Quindi un consiglio semplice è quello di creare un primo paragrafo in cui si sintetizzano gli aspetti principali che saranno trattati nel contenuto, nell'articolo, suddividere il pezzo in brevi paragrafi, utilizzare a dovere tutti gli H2 e gli H3 necessari in modo tale da inserire anche quelle keyword come dicevamo prima. Onora la grammatica e la sintassi. Beh, questo è un comandamento spesso trascurato. In realtà bisogna scrivere bene.
e senza fare magari nazi grammar, comunque evitare di commettere errori grammaticali e continuare a fare attenzione a concordanze, sintassi, punteggiature, sono aspetti che fanno ancora la differenza, o che almeno dovrebbero fare ancora la differenza e che in un ideal mondo fanno ancora la differenza. Anche Google sta evolvendo il suo algoritmo in questo senso, perché adesso riesce a riconoscere quali sono i sinonimi e le variazioni linguistiche rispetto alla keyword principale, e quindi anche avere la capacità di alternare l'utilizzo della parola chiave, quindi non ricadere in quell'errore di keyword stuffing a cui facevamo accenno prima, può servire anche per intercettare nuove keyword a cui inizialmente non avevamo pensato. Non uccidere la creatività. Per essere letti bisogna conquistare il lettore, quindi un testo che non sia accattivante ha poco appeal, quindi il copy ideale è quello che riesce a scrivere testi piacevoli, originali, interessanti e utili. Deve riuscire a farsi leggere, perché il nostro scopo è trattenere e intrattenere il lettore e condurlo verso altri approfondimenti, verso altri articoli interni al nostro sito, potenzialmente, possibilmente perché conviene per noi, ma anche esterni. Proprio perché nell'ottica di Google anche fornire all'utente un contenuto utile su una risorsa esterna, su un link autorevole, è un vantaggio e può dare benefici anche al nostro sito. In questo senso il tono dell'articolo è importante e il linguaggio non dovrebbe essere mai né troppo difficile né troppo banale, anche se ovviamente poi dipende dal tipo di sito e dal tipo di articolo che andiamo a realizzare. Non commettere atti impuri, approfondiamo quest'ultimo aspetto. Media che vai, tono che usi. Non si può pensare di scrivere un articolo per un blog trattando l'argomento alla stessa maniera di come lo tratterebbe un'enciclopedia o di come lo tratterebbe un sito informativo specializzato verticalissimo su quel tema. Quindi il copywriter efficace è quello che si riesce ad adattare al contesto, che riesce a condurre il lettore lungo tutto l'articolo nella maniera più naturale e umana possibile. Ogni canale, ogni sito dovrebbe avere poi le sue forme di espressione, e in questo caso il tono di un pezzo e il taglio del pezzo, quello che Ivano definiva taglio del pezzo, è decisivo per l'obiettivo. Scrivere online, qui non si dice una definizione di cui abbiamo fatto cenno in queste altre slide, significa realizzare un testo interessante per ogni ipotetico lettore, non sottrarre tempo prezioso alla sua navigazione, ma offrirgli invece qualcosa di utile e di interessante. Non rubare male, qui è un punto abbastanza chiaro. Da un lato Google ci invita a scrivere sempre articoli originali e unici, dall'altro pensare di inventare, di essere innovativi non è sempre facile, anche perché probabilmente quasi tutto è stato già detto. Quindi cosa si può fare? Cercare ispirazione da altri articoli e siti competitor, però non limitandosi a questo, ma cercando di reinterpretare questi contenuti, di fornire comunque qualcosa di nuovo e magari di prendere da più parti e creare qualcosa di nuovo. Lo diceva anche Umberto Eco nel 2000, ormai una vita fa, copiare bene è un'arte non facile, perché significa non soltanto copiare e imitare, ma significa offrire qualcosa di nuovo partendo da qualcosa di già fatto. Non dire falsa testimonianza, anche questo è un tema abbastanza delicato. Google ha una task force che lotta la disinformazione e le fake news. Senza entrare nel tema etico della cosa, è comunque importante sapere che il motore di ricerca a cui facciamo riferimento dedica attenzione a questo tema. Dal mio punto di vista, i copy dovrebbero quindi mirare a fornire informazioni corrette e il più possibile oggettive, e questo risulta anche un consiglio pratico per iniziare un articolo o comunque per offrire contenuti qualora insomma fossimo in difficoltà. Utilizzare dati, statistiche, eventi, studio, ricerche autorevoli è sicuramente un modo per creare un articolo che abbia un valore aggiunto, dare qualche informazione più utile al lettore e provare a inserire le keyword in maniera naturale nel discorso e quindi raggiungere gli obiettivi di traffico che ci eravamo prefissati. Quest'altro aspetto è, diciamo, più tecnico. Il copywriting oggi non è più soltanto scrivere un articolo, ma è gestire a 360 gradi il sito in assoluto, ma comunque il contenuto. Molti di voi avete alzato la mano sia come editori che come copy, quindi potete capire ciò di cui parlo. E le immagini sono spesso uno degli aspetti SEO più trascurati, lo dicono da Google stesso, ma hanno un potenziale enorme anche per il traffico. Vi dico solo questo, Google Image, quindi il motore di ricerca parallelo di Google, è il secondo motore di ricerca più utilizzato dagli utenti del mondo, anche più di Bing. Si calcola che Bing faccia il 10% di traffico, Google Image ne fa il 26% all'incirca, Google da solo ne fa il 60-70%.
Testo e immagini, per essere ottimizzati, devono comunicare insieme, quindi visivamente e stilisticamente nel contenuto. Un metodo di ottimizzazione del contenuto delle immagini banale è quello di inserire un titolo, una descrizione e un alt text efficaci. Con efficaci intendo dire che bisogna utilizzare la parola chiave ma senza ridondanze, quindi magari variare anche nella forma, non usare mai lo stesso contenuto, non usare mai la stessa formula di descrizione delle immagini. E poi diciamo che bisogna sempre rispettare i diritti sulla riproduzione. Per fortuna online ci sono tanti siti che ci offrono, tanti database che ci offrono a disposizione immagini gratuite senza copyright, che quindi ci preservano da eventuali problemi. Il nostro ultimo comandamento, e siamo arrivati alla fine di questo viaggio, è non desiderare lo stile d'altri, quindi torno a parlare da copywriter e ai copywriter. Così come non si possono copiare i contenuti, non si possono copiare le immagini, bisognerebbe evitare anche di copiare gli stili degli altri copywriter, degli altri siti. Per quanto possano essere vincenti, anche in questo caso l'imitazione non vale mai l'originale. Quindi la passione, l'esperienza, la voglia di mettersi in gioco può aiutare a sviluppare uno stile personale unico, e questo può dare un valore aggiunto al sito, può dare un valore aggiunto al progetto e può dare valore aggiunto al copywriter stesso, che diventa anche memorabile e riconoscibile. Grazie per l'attenzione. Gennaro, grazie tante.